Lei viene anche in altre occasioni, voglio dire, anche quando si paga? Sì, sì, vengo sempre. Quando sto libera, che sto a casa, vengo a vedere la partita. Signora, che sportiva mi piace. Che effetto sta facendo a casa sua la crescente vittoria, le recenti vittorie del Teramo? A me mi piace tanto il Teramo, quest'anno va molto forte. E a casa c'è qualcosa che è cambiato, c'è qualcosa che migliora, che peggiora? No, a me mi sembra che è migliore, perché mio marito, quando viene a vedere la partita, specialmente quando viene solo, tutto soddisfatto, torna a casa tutto contento, c'è che il Teramo ha vinto, anche quando vanno fuori. Vedete, torna a casa, c'è il Teramo ha vinto, lui è tutto contento. E voi? Voi cosa ne pensate di questo gesto della Mimosa? Secondo me perché ieri è stata la festa della donna, allora per festeggiare questo avvenimento hanno voluto regalare oggi alle donne una mimosa, qualcosa. Tu pensi che così la società spera che le donne vengano sempre al campo? Secondo me sì. Tu giocheresti a calcio? No. Perché? Perché se ti arriva una pallonata in faccia, che cosa ti aspetti? E allo stato te la sentiresti di venire da sola la domenica? No, ho paura. Chi ti ha dato la mimosa? Una ragazza all'entrata. Senti, se avessi potuto scegliere tu, qualcuno della società o della squadra che personalmente ti avesse dato la mimosa, da chi l'avessi voluta ricevere? Dall'allenatore Rumignani, per esempio. L'ingresso, una bambina. Se invece di una bambina gliel'avesse dovuto dare un giocatore o un dirigente del Teramo, quale sarebbe la sua preferenza? Da chi lo vorrebbe ricevere? Dall'allenatore. A te non hanno dato la mimosa? Ma lui è maschio. Sono maschio. E perché ai maschi non si dà la mimosa? Perché è la festa della donna. Se questa mimosa la doveva regalare un giocatore o un dirigente del Teramo, da chi l'avrebbe voluta, personalmente? Da tutti quanti. E vabbè, ma bisognava sceglierne uno. Chi ha preferenze qua? Qua tutti bravi e tutti belli, niente. Se si inganni perché qua si mette male la partita. Signora, se questa mimosa che hanno consegnato all'ingresso avesse dovuto essere consegnata personalmente da un giocatore o da un personaggio della Teramo Calcio, da chi l'avrebbe voluta? Adesso non ricordo neanche i nomi perché sono troppo agitata. Scusa, che succede? Niente, stanno qui litigando un po' per il fatto dell'arbitro. Penso che non si sia comportato bene. Che succede? C'è qualcosa che non va? C'è un po' di tensione? No, niente, sono arrabbiati, penso, per il rigore che è stato concesso durante la... sì, contro. Per voi è tutto ok, insomma? Per noi è tutto bene, abbiamo vinto. Ho chiesto a tante tra le spettatrici cosa è significato questo gesto della mimosa a quelle che sono intervenute. Per te, dalla parte della società, che cosa è significato? Riveliamolo. Cosa voleva dire questo gesto? Ma non lo so, forse avvicinare le donne, ecco, al Teramo, perché in effetti la presenza femminile al campo non è che sia sempre abbastanza, ecco. Quindi forse questo gesto del presidente, molto signorile, forse ha voluto dimostrare questo, ecco. Quella era una roba, io ragazzi, guardate che tutte le partite sono per cortesia, ci stanno giocando. Mister Rumignani, io non ho osato disturbarla prima, durante la partita, neanche subito dopo, e neanche adesso le parlo di calcio, perché penso che dopo la partita forse di tutto si vuol parlare meno che di quello, almeno per un momento. Però facendo un'intervista alla gente, chiedendo di questa iniziativa della Mimosa per l'8 marzo, o meglio per la domenica 9 marzo, in molti mi hanno risposto che l'avrebbero voluta ricevere personalmente da lei, in molte. Che effetto fa? Beh, questo fa piacere, chiaro è che a questo punto dovrei mettere su una fioreria, chiaramente, in termini scherzosi naturalmente. Non so se era mai successo a Teramo che un allenatore fosse così amato, ma soprattutto così vicino al pubblico femminile, che è meno attento alle cose del calcio. Comunque, chiedendo sempre per questo fatto della mimosa, mi hanno detto che Teramo è pronta per avere una squadra femminile. Lei come la vedrebbe la cosa? Beh, in chiave tecnica tutto è possibile, chiaro è che se ci fosse un club femminile probabilmente sarebbe meglio, dove la donna
troverebbe maggior spazio in ambito sociale. Al di là di questo, io penso che di questa iniziativa bisogna ringraziare il Presidente che ha dato il benestare, e ancora al di là di questo mi auguro che, visto che siamo in procinto così della processione di Pasqua, attraverso questa manifestazione religiosa, politica, io aggiungerei anche quella sportiva, e penso francamente che abbia successo in maniera tale che il tutto si coinvolga così in una, come posso dire, manifestazione di successo attraverso questa simbiosi. I fiori in genere si danno per due o tre motivi: o per conquistare, o per farsi perdonare, oppure semplicemente così un gesto formale che ci si augura sia il meno frequente. Qual è di questi tre casi il gesto della società del Teramo? Per perdonare, farsi perdonare, per conquistare, o un gesto puramente formale? Beh, chiaramente se partiamo dall'essenza del fiore stesso, io direi un misto di tutte queste tre componenti. Chiaro è che poi la cosa dovrebbe così ridursi singolarmente, ma in riferimento a concetti personali. Un personaggio più che noto, più che utile, più che indispensabile, proprio di quelli che sta alla base. Quando il Teramo vince, il Teramo è forte, ci sono tanti personaggi che magari non si vedono durante la partita, ma che ci sono. La signora Luisa. Signora Luisa, oggi hanno consegnato a noi donne la mimosa. E l'hanno fatto delle ragazzine, che voi, i giocatori stavano in campo, i dirigenti erano troppo occupati. Se l'avessero potuto fare i calciatori o i dirigenti stessi, da chi avrebbe voluto ricevere la mimosa? Beh, l'unico, il mister. Questa è una risposta che ci hanno dato in molti. Senta, lei che sta dentro la società, secondo lei che gesto, cosa ha significato questo gesto della mimosa? Beh, è un simbolo per le donne, la gentilezza, è una cordialità verso il pubblico, penso. Lei pensa che può avvicinare più donne allo stadio, al calcio anche, questa serie di iniziative? Beh, penso di sì, comunque il calcio alle donne interessa un po' di più degli uomini. Teresa Simoni, al termine di una doppia festa, doppia perché festa per il Teramo, la vittoria riportata anche oggi sul Foligno, e poi festa perché 8 marzo, oggi 9, dedicato alla donna, distribuzione di mimose, grande festa, ingresso gratis per tutte le tifose o non tifose della nostra squadra. Come hai visto questo gesto, questa iniziativa della società? Sì, da parte mia penso che la società abbia fatto bene perché ha avvicinato, spero, almeno ho visto molte ragazze oggi in tribuna, e spero appunto che ritornino, perché la partita al primo tempo è stato bellissimo, il secondo è stato sofferto, così, per cui spero che dopo questa partita si rendano conto che non è soltanto i ragazzi o i mariti che devono andare allo stadio, ma anche loro può diventare un pomeriggio diverso da passare insieme ai loro, diciamo, ai loro uomini. C'è qualcuno che si è terribilmente ribellato perché ha visto in questo gesto un voler porre le donne in un ghetto, in una categoria da conquistare, da coccolare, la solita vecchia storia. C'è qualcosa di diverso in questo gesto questa volta? Ma io non penso, non la vedo in questa, sì, questa cosa polemica del fatto, anzi, meno male ci hanno regalato le mimose perché costavano, e quello lì è il fatto, che l'hanno strumentalizzato i fiori proprio e costano un occhio della testa, invece oggi l'hanno regalato per fortuna. No, non penso proprio, non ho visto questa cosa così di strumentalizzare, farti portare le donne, coccolarle, poi tutto sommato è una cosa che può anche far piacere, no? Cioè ricevere dei fiori. Laura Darè, anche a te hanno dato la mimosa, chi te l'ha data personalmente? Io veramente l'ho rubata alla moglie di Pulitelli perché ero rimasta senza. Sono arrivata alle 3 e non c'era più niente. Ieri ho cercato di averla, non me l'hanno regalata, allora... Moltissime donne sono rimaste senza, qui due sono le cose. O la società è stata avara o di donne ne sono intervenute tante. Ho chiesto ad alcune delle spettatrici da chi personalmente avrebbero voluto ricevere la mimosa se fosse stato possibile. Tu da chi l'avresti voluta ricevere? Ma forse da mio marito. Non te l'ha regalata? No, perché mi ha regalato un'altra cosa, mi ha regalato un libro, e così, sapendo che io sarei andata proprio a comprarmi la mimosa perché volevo un bel ramo, invece non l'ho trovata, allora sono rimasta senza purtroppo. Però mi sono comprata una bella gardenia gigantesca in cambio. Senti, come pensi che abbiano preso le donne teramane questa iniziativa nei loro confronti? Penso bene, anche perché ne ho viste tantissime. Infatti oggi ho visto tantissime donne, signore, bambine, ragazze, e questo mi ha fatto piacere. Spero che domenica prossima ce ne siano altrettante, anche se sarà dura. Cosa pensi le abbia conquistate? L'adulazione dei fiori o il fattore economico? Ma forse tutte e due, non lo so, anche magari così. Forse da tanto che volevano venire hanno
preso questa occasione, appunto dei fiori forse, anche perché ho sentito che molte sono arrivate presto proprio per avere i fiori, quindi forse è stato anche un, forse i fiori. Senti, molte di loro mi hanno detto di subire in modo particolare il fascino del mio mister Rumignani. Mi hanno infatti detto che avrebbero gradito ricevere da lui queste mimose. A cosa pensi sia dovuto, da donna, questo grande fascino di questo grande personaggio della mano del momento? Ma forse il potere che ha nella squadra, cioè la capacità che ha di guidarla, e forse una grande ammirazione, non lo so. Cara signora, lei è una donna molto simpatica. Sinceramente, io sinceramente senza donne non può vivere un uomo. La festa della donna per me è sempre molto eccezionale, perché l'uomo non può fare niente senza la donna. La donna innanzitutto deve essere amata, baciata nel modo più assoluto. Viva le donne, viva la festa della donna!